Il disco alla base della fontana rappresenta il sole, che porta una contraddizione in sé. L'apertura buia, nota agli alchimisti come Sol Niger, il sole nero, esprime l'idea persiana secondo cui le tenebre sono la culla della luce. La fontana dell'Eden, ricoperta da una sorta di guscio di granchio, assomiglia a delle sofisticate chele di crostaceo, antenne e pinze, impilate con cura l'una sopra l'altra. L'albero di corallo del sole e della luna si espande dalla fontana di acqua salata e il 6 giugno del 1504 il sole e la luna si congiunsero in Cancro, creando un allineamento d'oro. A quel tempo Bosch era a Venezia. E non solo lui, forse anche Dürer e Leonardo. E in questo caso è molto probabile che si siano incontrati.